Benvenuti, siamo con il professor Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze e motore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Benvenuto professore. Grazie Fabio, grazie per l'invito. Professor Di Gennaro, le tecnologie digitali stanno portando ad un assottigliamento sempre più labile del confine tra vita online e vita reale, tanto da portare il professor Floridi a coniare il nuovo termine di vita on-life. Cosa comporta per i nostri ragazzi questo nuovo modo di crescere? Diciamo che questa provocazione, questo stimolo di Floridi è veramente affascinante. La sua idea è che da un certo punto di vista non esistano più dei confini tra la vita digitale e la vita virtuale. Questo soprattutto per le nuove generazioni, per i nativi digitali che sono nati veramente in un mondo virtuale. E questa assenza di confini fa sì che non ci sia una soluzione di continuità tra quello che avviene nella vita reale e quello che avviene nella vita digitale. Tant'è vero che con il nostro gruppo di ricerca abbiamo cominciato a utilizzare questo termine, ci siamo appropriati di questo termine di iperrealtà. Da un certo punto di vista, le nuove generazioni vivono una iperrealtà e quindi una realtà che è stata amplificata dalle opportunità che sono state offerte dalla tecnologia e dal mondo digitale. E questo ovviamente ha determinato dei cambiamenti epocali, soprattutto nel modo in cui noi facciamo esperienza della nostra vita e quindi nel modo in cui siamo educati e possiamo educare. Ecco, lei con il suo gruppo di ricerca ha scelto come punto di osservazione il corpo per lo studio dei cambiamenti legati al digitale. Ci spiega le ragioni di questa decisione? Sì, noi siamo partiti da un presupposto, collegandoci con i ragionamenti che ha proposto Freud. Freud ci dice che il nostro io è un io incarnato, quindi noi costruiamo la nostra identità a partire dal corpo, noi siamo il nostro corpo. Tant'è vero che noi nel momento in cui scopriamo di avere un corpo cerchiamo di modificarlo, di adattarlo, di modellarlo, di farlo più nostro, di modellare questo corpo in una maniera tale che sia più rappresentativo di noi. Ma ovviamente il corpo è anche oggetto di influenze che possono arrivare dalla società, possono arrivare dalle influenze tipo culturali. E quindi c'è questo doppio legame, questa doppia influenza, l'influenza dell'individuo e l'influenza della società. E quindi sul corpo e attraverso il corpo è scritta da un certo punto di vista la storia degli individui e la storia della società. E quindi diventa uno straordinario punto di osservazione. Osservare le dinamiche che riguardano il corpo, osservare il modo in cui gli individui utilizzano il proprio corpo, lo modificano, lo adattano, osservare anche il modo in cui la società interviene sul corpo, solo per fare degli esempi, tutto il tema legato alle questioni di genere, tutto il tema legato all'eutanasia, eccetera, eccetera, sono delle questioni che riguardano il corpo e che ovviamente ci informano del legame e del rapporto che una società ha con il corpo. E questo ovviamente diventa uno straordinario punto di osservazione per capire in che modo la società influenza il corpo e quindi quali cambiamenti si stanno determinando. E quindi, da un certo punto di vista, capire in che modo il digitale e il mondo virtuale sta influenzando il corpo degli individui ci permette di scendere in profondità su questi cambiamenti epocali che stanno avvenendo. Ecco professore, lei parlava di questa dicotomia di crescita dal punto di vista genetico, personale e dal punto di vista dell'ambiente, quindi in chiave epigenetica. Cosa comporta? Quali sono i principali cambiamenti legati ad uno stile di vita on-life? Sono cambiate tante cose, non lo dico io, ne facciamo esperienza tutti i giorni e soprattutto ce l'ha raccontato la scienza. È cambiato il modo di comunicare, è cambiato il modo di relazionarci. È cambiato proprio il modo di vivere e di costruire la nostra identità. Ora, un errore che spesso viene fatto, soprattutto da noi delle vecchie generazioni, è quello di creare appunto una dicotomia tra il modo in cui noi facciamo esperienza della nostra quotidianità, della nostra esistenza, e il modo in cui le nuove generazioni fanno le loro esperienze. E spesso sento dire che i giovani non sanno più comunicare, non sanno più relazionarsi, non sanno più emozionarsi. E probabilmente qui sta l'errore. È cambiato il modo in cui loro lo fanno, è cambiato il modo in cui comunicano, è cambiato il modo in cui entrano in relazione con l'altro, è cambiato il modo in cui si emozionano. E quindi c'è una socialità che abbiamo detto essere una socialità all-life, in cui digitale e virtuale sono tra di loro fuse. Dobbiamo accettare questo stato di fatto. E ovviamente gli adulti di riferimento, gli insegnanti, gli educatori, eccetera, devono fare i conti con questa novità e non porsi in contrapposizione, ma cercare di capire quali sono le nuove esigenze dal punto di vista educativo di queste nuove generazioni, che hanno uno stile di vita completamente diverso o in parte diverso rispetto a quello che avevamo noi in passato.
Un'ultima domanda. Con l'approccio on life, come può cambiare il modello educativo e di conseguenza la nostra scuola? Qui è un tema davvero interessante su cui noi come gruppo di ricerca stiamo cercando di approfondire e comprendere meglio quali sono gli esiti di questi profondi cambiamenti che stanno avvenendo. La scuola, ci ammonisce Howard Gardner, è un'istituzione che probabilmente assieme alla Chiesa tende a cambiare meno, si rinnova con maggiore lentezza e difficoltà, ha una difficoltà maggiore a seguire quelle complesse dinamiche sociali che riguardano i cambiamenti della società e che quindi hanno difficoltà a poter essere seguiti da un contesto sociale, da un'istituzione così complessa e così lenta al cambiamento. Qui noi abbiamo dei ragazzi che vivono nell'iperreale, quindi abbiamo detto questa vita on life, questa integrazione tra digitale e virtuale, e che abbiamo detto stanno cambiando il modo in cui socializzano, si relazionano, comunicano e apprendono, e quindi devono essere educati diversamente. Quando varcano la soglia della scuola è come se loro entrassero all'interno di un salto temporale e vengono ricacciati indietro nel tempo, perché appunto questa istituzione fa fatica ad aggiornarsi e ad allinearsi ai cambiamenti che stanno avvenendo. C'è stato uno sforzo di rinnovamento degli strumenti, dei dispositivi, tanta tecnologia è entrata all'interno della scuola. Anche gli insegnanti da parte loro hanno cercato di innovare e di modificare e di sviluppare le loro competenze. Ma possiamo dire da un certo punto di vista che è stato uno sviluppo parziale, cioè è stato uno sviluppo parziale, uno sviluppo solo tecnico. Spesso magari in classe è entrata la lavagna digitale, ma semplicemente si è fatta la stessa cosa che si faceva in precedenza con la lavagna tradizionale. È cambiato lo strumento, ma i contenuti, il modo in cui venivano presentati, gli esiti, di questi contenuti, non sono cambiati. Però capiamo bene che c'è una contraddizione in termini, perché se oggi la vita che viviamo è una vita on life, evidentemente abbiamo bisogno oggi di un'educazione on life. E quindi sì, va insegnato ai ragazzi di oggi a navigare la rete, ma non in termini tecnici. Non bisogna insegnar loro come si accede su internet o quali strumenti possono essere utilizzati per navigare. Bisogna anche che vengano educati a questo nuovo tipo di vita, non solo dal punto di vista dei pericoli che possono incontrare, che per carità è fondamentale ovviamente informarli da questo punto di vista, ma soprattutto guidarli in questo nuovo processo di costruzione diverso del sé, in questo nuovo modo di apprendere. E quindi c'è un modo, c'è proprio la necessità di rinnovare il modo in cui si fa scuola da un certo punto di vista. Ecco, una battuta, visto che lei ha affrontato questo problema. Appunto, lei diceva che va cambiato anche il modo di insegnare perché non basta l'introduzione del digitale. Ma cosa si può fare per aiutare i docenti a trovare queste nuove metodologie e queste nuove tecniche di insegnamento? Intanto credo, questa ovviamente è un'opinione mia personale, intanto credo che dobbiamo uscire da questa dicotomia, anche dal punto di vista educativo, di reale e digitale. E quindi, come dicevo prima, dobbiamo scendere in questo nuovo paradigma, in questo nuovo modello in cui viviamo questa iperrealtà. E comprendere ovviamente che le opportunità che possono arrivare dalla tecnologia e dal mondo digitale debbano essere tradotte in opportunità di tipo didattico ed educativo. Faccio un esempio per capire in che modo cambiare la prospettiva. Quest'estate, o poco prima dell'estate, siamo stati tutti travolti da questa grande novità, di queste intelligenze artificiali che ci permettono di poter sviluppare dei contenuti complessi in maniera molto semplice, dando solo degli input. La più famosa è ChatGPT. E c'è stato a un certo punto un dibattito in cui molti insegnanti erano preoccupati che attraverso questi strumenti si potesse perdere il ruolo dell'insegnante, no? Perché ovviamente sono degli strumenti talmente complessi, talmente sofisticati, che hanno una capacità di elaborazione, quindi di restituire una serie di informazioni che nessun essere umano potrebbe mai raggiungere. Ma qui è stato l'errore, perché nel momento in cui noi siamo preoccupati che con questi strumenti possono mettere in crisi il nostro ruolo di insegnanti, evidentemente non stiamo interpretando bene il nostro ruolo e non stiamo neanche interpretando bene, nella giusta maniera, il rapporto e le opportunità che possiamo avere attraverso questa tecnologia. È chiaro che Wikipedia ne sa molto più di me, ma Wikipedia non sarà mai in grado di educare, può diventare uno straordinario, è già uno straordinario strumento attraverso cui io mi posso informare. Ma l'approccio educativo richiede tutt'altro, a proposito di quello che parlavamo di prima di corpo, richiede relazione, richiede presenza, richiede emozione, richiede la capacità di saper creare un'esperienza. E
E quindi l'insegnante probabilmente oggi deve fare questo passo in avanti, cioè quindi sposare le opportunità che vengono offerte dalle nuove tecnologie, dal mondo digitale e ricostruire, se vogliamo, un nuovo modo di insegnare che è arricchito rispetto a quello del passato e non sostituito. Grazie, professor Di Gennaro, per essere stato con noi. Grazie a voi.